Buongiorno, professor Lazzari. Buongiorno. Perché uno studente interessato ad una laurea magistrale in economia e management dovrebbe impegnarsi in un percorso in banche, mercati e finanza d'impresa? Ma io vedrei tre motivi importanti per cui uno studente, un giovane ventenne, ambizioso, con un'alta ispirazione, si impegni in questo tipo di percorso. La finanza è una disciplina manageriale molto pervasiva. Chi fa marketing magari fa tutta la sua vita senza occuparsi di produzione, chi fa contabilità trascorre tutta la sua vita senza occuparsi di organizzazione, ma tutti prima o poi nella loro vita devono occuparsi di finanza, perché la finanza studia le scelte di investimento e studia le scelte di finanziamento, vale a dire come allocare le risorse di cui si dispone o come reperire le risorse di cui si ha bisogno per realizzare le proprie iniziative. E questo vale sia a livello personale, quindi familiare, sia a livello professionale. Un secondo motivo, oltre alla pervasività, è invece l'eclitticità della disciplina. Per impostare bene le scelte di finanziamento e di investimento, occorre conoscere e saper usare i metodi del diritto, quelli dell'economia, quelli, se vogliamo, anche della sociologia, dei rapporti interpersonali, e quindi occorre avere una forma mentis molto aperta e molto eclettica. Un terzo aspetto molto rilevante della finanza è che si va dal dettaglio, occorre essere molto ca capaci di cogliere i dettagli delle scelte, ad esempio quando vado a scegliere di ampliare un impianto piuttosto che costruirne uno completamente nuovo, oppure, ma anche occorre avere una visione d'assieme, per esempio quando devo comprare un'intera azienda, oppure quando occorre raccogliere capitale in forma di debito piuttosto che in forma azionaria. Ma perché un giovane laureato dovrebbe proseguire i suoi studi magistrali in banca, mercati e finanza d'impresa proprio qui alla LUC? Vale a dire, quali sono i caratteri distintivi del vostro programma? Ma io direi essenzialmente due. Il primo è che chi studia banche, finanze e mercati qui da noi acquisisce una conoscenza a 360 gradi di tutte le aree della finanza, quindi è pronto per inserirsi nel mondo del lavoro a livello di attività di banca commerciale, a livello di attività di banca di investimento, a livello di finanza aziendale, quindi all'interno delle aziende, oppure nell'asset management o generalmente nei mercati finanziari. Quindi noi puntiamo molto su questo perché riteniamo che all'interno della finanza un studente debba avere una visione a 360 gradi. Il secondo aspetto molto importante è il fatto che la nostra formazione è fortemente hands-on, cioè è proprio una formazione in cui si imparano a fare le cose. Questa è una frase che probabilmente dicono tutti, ma noi abbiamo due modi per sostanziarla in modo oggettivo. Tutti i nostri corsi di finanza, del percorso di finanza, hanno come appendice un laboratorio esperienziale dove viene ribaltato il paradigma classico della docenza, cioè io prima ti spiego e poi tu fai una piccola esercitazione. Nel laboratorio esperienziale invece si dà agli studenti un grande compito rilevante, un compito diciamo che dovranno affrontare nella loro vita professionale e loro per svolgere questo compito devono andare a farsi tutte quelle competenze, a crearsi tutte quelle competenze che gli serve per dare la risposta alle domande che vengono poste loro, e simulando di fatto la reale vita professionale. In secondo luogo, siamo, penso, l'unico università in Italia che ha a disposizione un'intera classe, un intero laboratorio, Bloomberg, che consente ai nostri studenti di apprendere la finanza proprio operando sugli schermi, vedendo i prezzi in tempo reale, ragionando su questi prezzi assieme al docente e arrivando a conclusioni. Queste sono due caratteristiche che penso non siano veramente comuni. Il motto della LIU che è comunità, competenze e opportunità. Come vi viene vissuto questo motto all'interno del vostro percorso in finanza? Ma guardi, queste tre parole per noi sono veramente importanti. Comunità all'interno del percorso in finanza significa una comunità fra un gruppo ristretto di studenti, una quarantina, cinquantina che ogni anno fanno questo percorso in finanza, e un gruppo molto coeso di docenti, in parte composto da docenti accademici puri e in parte composto da practitioner, cioè da persone, da professionisti di altissima qualificazione, con dottorati anche all'estero, con master e quant'altro, che possono portare il tocco della rilevanza professionale
nelle nozioni che vengono trasmesse. Cioè le nostre nozioni sono accademicamente rilevanti, ma anche professionalmente molto impattanti. In secondo luogo, a livello di comunità, contiamo anche su una schiera di alumni, quindi di passati laureati che restano in contatto con la nostra università e che hanno fatto molta carriera, e con una schiera di recruiters che visitano regolarmente il nostro campus per interagire con gli studenti. A livello di competenze, ne abbiamo già parlato prima, quindi non mi impedirei di dilungarmi oltre. A livello di opportunità invece è molto importante segnalarne due. Uno, l'internazionalizzazione. Tutti gli studenti di UCA hanno la possibilità di spendere almeno un semestre, ma anche un anno intero, o addirittura fare il doppio titolo con l'università internazionale, e circa il 50% degli studenti lo fanno, prendono questa opportunità. E secondo è il nostro ufficio placement. Il nostro ufficio placement che aiuta gli studenti fin da subito a intervenire sul mondo, nel mercato del lavoro, e quindi a trovare un'occupazione entro pochissimi mesi dalla laurea.